Cima da Conegliano. Giovanni Battista, detto Cima da Conegliano, è un celebre esponente della scuola veneta della seconda metà del XV secolo. Nato presumibilmente intorno al 1460, vive a Conegliano i primi anni della sua vita e a Venezia una volta avviata la sua carriera pittorica. Distintosi come pittore di temi religiosi, le sue opere mostrano una forte influenza artistica di personalità come Montagna, Vivarini e Bellini, incontrati durante la sua permanenza nella città lagunare. Nei primi anni il Cima ricerca soluzioni volumetriche e cromatiche per la realizzazione delle pale, le quali impongono la Madonna e i Santi sotto architetture austere. Ma è nella realizzazione di paesaggi naturali che il Cima regala interpretazioni fantastiche della terra grazie al disegno morbido e al colore capace di far emergere una calda, limpida luce. La sua prima opera, La Madonna della Pergola, datata 1489 e dipinta per la chiesa di San Bartolomeo, lo mostra padrone dell'arte appresso nella bottega di uno dei migliori artisti del suo tempo, Bartolomeo Montagna. La stessa bravura artistica si rivela nel Battesimo di Gesù, datato 1492, situato nella chiesa di San Giovanni in Bragora, Venezia. In questo dipinto, infatti, il Cima ha già trovato tutto il suo equilibrio e il potere del colore che distingue le sue opere. Ivi si avverte un'armonia di rapporti proporzionali ed equilibri di valori tra la figura umana e l'ambiente naturale circostante, espressi dall'immensa pace della natura, dalla luminosità diffusa che annuncia il senso di solennità biblica. È probabile quindi che nei primi decenni del XVI secolo abbia vissuto tra Venezia e l'Emilia-Romagna, dove realizzò alcune opere come Madonna con Bambino tra i Santi Michele, Arcangelo e Andrea e una Sacra Conversazione. In piena maturità artistica, il Cima dipinge per la chiesa di San Nicolò di Carpi il Compianto di Cristo, ora nella Galleria di Modena, e poi le Tre Pale per Parma. Vanno ricordate anche le austere Madonne con il Bambino, tra i più graziosi realizzate nel XIV secolo. Nei paesaggi il Cima, con la sua devozione alla natura, cerca di farsi sempre più luminoso e splendente. Nel suo capolavoro, il Presepe dei Carmini a Venezia, il Cima giunge ad una potenza di contrasti non indegna del Giorgione. La presenza a Conegliano è per l'ultima volta documentata nel 1516. La morte dell'artista avviene, presumibilmente, a cavallo tra i 2 anni seguenti nella stessa città. Se il Cima da Conegliano ti è piaciuto, prosegui con i prossimi artisti. Buon ascolto!